Signore e signori, buongiorno e benvenuti in quello che sarà l'evento più grande che il rental karting italiano abbia mai visto. E no, questa volta non sto esagerando, perché in 3 giorni IRK insieme a Rental Karting e Pista Rossa è riuscito a coinvolgere 383 piloti tra sprint ed endurance. La pista scelta per il festival è il Franciacorta Karting Track, circuito a mio parere stupendo, ma già lo sapete, non c'è bisogno che lo elogi di nuovo. E qui oggi il programma sarà molto intenso, perché non avremo una e nemmeno due e neanche 3 gare, ma ne avremo 6, stile Nasca, con 3 campionati per ogni weekend. Ma come sarà strutturato tutto ciò? Avremo 3 hit da 10 giri con one shot qualifying che assegneranno dei punti. Fatte queste, avremo 2 prefinali da 15 giri con griglia rimescolata e ordine di partenza definito dai punti delle hit. E infine concluderemo con la finale da 20 giri A, B o C a seconda di quanti punti avremo fatto nelle 5 gare precedenti. Sarà una giornata pesantissima, ma alla fine è quello che ho sempre sognato di fare. Quindi diamo inizio alle danze. Prima gara della giornata, la one shot qualifying purtroppo è difficile da ottimizzare, soprattutto quando si compete con gente molto esperta. Per questo motivo mi ritrovo a partire piuttosto indietro, non avendo trovato una scia e anzi avendo guidato io il trenino per tutta la qualifica. La partenza sarà lanciata in 2 file e ho l'impressione che ci divertiremo in curva 2. È il momento di partire, siamo all'interno, la bandiera verde viene sventolata esattamente ora. Non parto benissimo, anzi parto decisamente male, già uno si vede a destra, poi uno anche a sinistra e poi un altro mi supera. Per fortuna quello a destra già scompare, ottimo, e adesso devo stare attento a non farmi passare all'interno, cosa che avevo fatto venerdì. Adesso per fortuna sono un po' più prevenuto, chiudo subito all'interno e mi prendo anche un po' di spazio da quelli davanti, perché curva 5 è molto difficile da fare quando c'è tanta gente. Prendo anche subito l'interno per passare questo pilota che ho alla mia destra, che non frena, va lunghissimo, vabbè, buono. E anche tantissimi altri vanno lunghi, larghissimi, fuori tutti. Casino incredibile. Meglio per me, recupero un po' di posizioni. Ma adesso ne ho 3 davanti che mi costringono ad andare sull'esterno in queste 2 curve, che sono da fare all'interno. Infatti mi superano altre 2 persone. Ho Davide Bonaretti davanti, pilota molto forte, molto esperto. Cercherò di stargli attaccato perché potrebbe essere una cosa a mio vantaggio, un'ottima cosa per me, anzi. E adesso giù in discesa per andare verso il lungo rettilineo, in cui cercherò di prendere appunto la scia di Davide. Grazie Davide per la scia. E cerco di stargli attaccato, perché se riuscissi a rimanere qui avrei già recuperato tante posizioni rispetto alla mia qualifica, che come avete visto non è andata un granché bene. Devo rimanere qui, devo rimanere incollato, perché la scia, come sapete anche in questa pista, è fortissima. Ancora qui si recupera più di un secondo con questa scia tra i 2 rettilinei principali e quello un po' più corto prima di curva 5. Perdo qualche metro, però sono ancora qua. Lui è una scia molto più forte della mia perché è decisamente più attaccato di me. Però rimango ancora qui. Adesso spero che non mi passi nessuno in questa curva, perché devo tenere la traiettoria standard. Per fortuna all'interno non ho nessuno. Che fatica, andiamo avanti. Quanto è tosto correre con gente così forte. Adesso per fortuna il gruppo si è leggermente allungato e questo mi permette di stare un po' più tranquillo. Ma ho l'impressione che non durerà per molto, perché tutta la gente che ho passato all'inizio vorrà ripassarmi il prima possibile. Ma io devo impedirglielo, devo rimanere qui in questa posizione, che sarebbe già un grandissimo risultato per me, che sono partito veramente indietro. Ma per farlo devo rimanere attaccato e fare bene queste 2 curve. La prima mi riesce bene, sì, decisamente, mi avvicino ancora un pochettino a Davide. Adesso attenzione, devo fare bene quest'altra e uscire molto bene da questa. No, 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 ho lasciato uno spazio troppo grande e mi hanno passato all'interno. Forse è anche comodo perché prenderò una bella scia, ma ho perso un'altra posizione. È molto difficile tenere il passo perché gli altri sono tutti attaccati, mentre io ho quei 10 metri che non mi permettono di sentire una bella scia. Qui arrivo leggermente largo e mi si affianca qualcuno quando pensavo di non avere dietro nessuno. E adesso è difficile decidere se andare avanti a spingere per andare il più veloce possibile o difendersi. Ho
Ok, stessa situazione di prima. Adesso bisogna rimanere qui dietro di nuovo per prendere la scia. Non farsi passare, anche se ormai potrebbe essere già troppo tardi. Infatti, ecco che mi passa uno. Vabbè, la scia c'è la sua. Prenderò la sua, gli sono attaccato, dovrebbe andare tutto bene, no? Quindi facciamo bene questa curva come l'ha fatta lui, perfetto, ottimo. Ma scusate, ma quel kart là ha preso gli steroidi, ma quanto va? Va troppo veloce, ma no, mi ha staccato di 20 metri in uscita di curva. Ha una ripresa incredibile. Vabbè, c'è poco da fare, era il kart con gli steroidi, l'ha preso lui, non l'ho preso io. Buon per lui, adesso cerco di stare dietro qui, ma spinge veramente troppo, è scandaloso. E vabbè, niente, andiamo avanti così, cerchiamo di fare qualcosa. Breve riassunto dei giri successivi. Io ho cercato di spingere e spingere per andare a riprendere i piloti davanti. Purtroppo col mio solo ritmo senza scia non ci sono riuscito. Concludo quindi la gara in P16. Ma la giornata è appena iniziata, quindi andiamo con la seconda hit. Gara numero 2, parto malissimo per una qualifica di nuovo buttata perché non avevo la scia e stavolta mi toccherà fare una bella rimonta se non voglio arrivare in fondo. Di nuovo, seconda partenza, piccolo contattino, ops, non volevo, vabbè, contatto a catena, non è successo niente, però mi devo avvicinare perché sennò non danno bandiera verde, ancora un pochettino, dai, beh, avvicinati, ok, hanno dato bandiera verde, buono, stavolta non sono partito così male, anche perché non è che ci fosse ancora molto da perdere, vista che anche questa qualifica non è che sia andato proprio bene, e adesso seguo un consiglio, vado tutto all'esterno, cercando di passare tutti i piloti che rimangono all'interno, però non c'è tanto traffico, quindi la cosa non va molto a mio vantaggio, però riesco a non perdere nessuna posizione, questa cosa già è molto buona. Adesso ancora il casino che ci sarà in curva 5. Vediamo un po'. Oh, sì, contatti anche su di me. Ok, questo non era così bello, anzi, molto spiacevole direi. Vediamo se riesco a passare qualcuno qui all'esterno, in mezzo, non lo so, dove c'è spazio. Sì, un paio di piloti di passo, ottimo, soprattutto perché erano quelli che mi hanno tamponato prima, quindi godo. E adesso cerco di stare qui attaccato, cercando di aspettare un errore dai piloti davanti, che magari sbagliano, si toccano, io riesco a infilarmi. Stile Nasca, tecnica Nasca, è molto famosa questa tecnica. E adesso andiamo giù nel rettilineo prendendo la scia, che adesso invece ci sarà perché cavolo sono vicinissimo, devo prendere questa scia. Primo giro clamoroso tra contatti, incidenti e spinte in cui vengo coinvolto solo parzialmente, ma non è finita. Adesso mi si apre un varco grazie al pilota davanti che si allarga lasciando lo spazio all'interno, in cui tento di infilarmi ma loro due all'esterno sono più veloci e riescono a tenersi la posizione. Di nuovo in curva 5 il pilota all'interno si vede che ha voglia di passare, quindi tirerà una bella staccata. Forse un po' troppo forte la staccata. Vabbè, tutto questo va a vantaggio mio, che ne passo non uno ma li passo tutti e due. Manovra decisamente scorretta, quindi forse avrà anche penalità e io non dovrò preoccuparmi del pilota dietro di me. E la cosa mi va molto a mio vantaggio, ma adesso la testa deve essere puntata verso il pilota davanti, che dobbiamo andare a prendere. Sembra che il pilota abbia anche qualche difficoltà, forse il kart lo vedo un po' fermo, ma lo scopriremo subito perché adesso nel rettilineo qui o prendo la scia, lo riprendo subito o mi stacca lui perché la distanza non è proprio quella ottimale. E adesso lo vediamo, infatti è decisamente molto più lento. Mi avvicino tanto, potrei già pensare a un sorpasso adesso. Quanto è lento, infatti no, non lo faccio adesso, decisamente no. Però, sì, mi toccano anche dietro, fantastico. È sempre lui! Vabbè, fa niente, andiamo avanti. Lui è ancora lì davanti. Adesso sì, prendo tanta scia, potrei passarlo in curva 2. Mi faccio vedere all'esterno, cerco di tenere tutto l'esterno, terrò anche l'esterno in curva 2, mi spinge un po' fuori, non ci siamo per niente capiti. Vabbè, tengo l'esterno, non faccio passare il pilota che vorrebbe passarmi all'interno, perfetto. E adesso mi butto all'interno, vediamo, sì, mi facendo, perfetto, vado, butto dentro, staccatona e via, andata. Passano parecchi giri fino a quando il pilota che avevo superato prima approfitta di un mio errorino per ripassarmi e guidare il gruppo. Non faccio andare anche l'altro pilota perché poi superarne due sarebbe stato difficile, ma con uno solo davanti si può ancora collaborare molto bene. Ci siamo capiti al volo, lui infatti ha il kart che è fermo, quindi se lo spingo gli faccio un favore. Io dall'altra parte ho bisogno della sua scia, quindi se vogliamo andare a recuperare qualcosa su quelli davanti dobbiamo darci una mano.
E siamo andati avanti così per diversi giri, fino a quando non è arrivata una comunicazione importante. E avendo la certezza di essere più veloce, mi sono detto, io adesso in qualche modo lo passo. Curva 5 è un ottimo posto per passare, però poi lui avrebbe avuto altre occasioni per riprendermi. Quindi lo spingo ancora un po' e aspetto. Adesso andiamo a percorrere insieme, curva 5. Non voglio passarlo, anche se esco meglio, sì, esco un pelino meglio, ma non ho intenzione assolutamente di passarlo. Continuo a spingere, lo voglio passare all'ultima curva, così poi lui non avrà più occasioni per ripassarmi. Sarà difficile, devo rimanere incollato esattamente in queste due curve, che sono quelle in cui ho più difficoltà. Infatti lui porta una velocità incredibile in curva, io dovrei uscire un pelo meglio, non così tanto, non come speravo. Infatti siamo forse un po' troppo lontani, devo uscire bene 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 da qui. Avrò più ripresa sicuramente, sì ne ho, ma cavolo siamo troppo lontani, no, qui non riesco a passarlo. Troppo lontani, la scia deve essere veramente forte, no 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 no. Sì, mi sto avvicinando, mi sposto all'ultimo, butto dentro con una staccata. Bella, bella staccata, così mi piace. Adesso andiamo a prenderci questa posizione. Buono, ultimo giro, ultimo sorpasso che potevo fare. L'ho fatto, buono così, chiudiamo la gara. E vado a chiuderla così, con un risultato non eccezionale, ma con tanta esperienza in più nel collaborare con gli altri e soprattutto con una strategia vincente in partenza. Da P20 a P15 non è male, però adesso andiamo con la terza e ultima hit. Andiamo a chiudere quest'ultima parte della mattinata con una qualifica veramente terribile. 21esima piazza con un tempo di 1:10:06, di nuovo stupidamente senza scia. Con la scia poi in gara girerò in 9:1, ma fa niente, andiamo con questa partenza. Di nuovo bandiera verde, adesso non che ci sia molto da perdere, anzi non c'è proprio più niente da perdere, e comunque riesco a partire male, ma utilizzerò la tecnica di prima, starò sempre tutto all'esterno per passare i due piloti che ho all'interno, lasciandogli lo spazio, ma loro saranno più lenti, uscirò più veloce, poi diventerà interno, e infatti si concretizza tutto. Ottimo, buono, adesso vado diretto in curva 5 dove riesco già a passare all'esterno un pilota, buono così lui non mi tira la staccata, poi disastro, si girano invece e mi passano in due, ma io ne passo tre, quindi già va bene così. E adesso direi che posso andare a spingere questo pilota, sì, sarebbe la strategia migliore, anche perché iniziare a fare sorpassi adesso, poi c'è il rischio di perdere terreno su quelli davanti, poi non si prende più il gruppone, è troppo difficile. Va bene, lo spingo per un po', vediamo com'è messo, vediamo se ha dei punti deboli e ne approfitterò in seguito. Ma quanta velocità in curva è riuscito a portare? Sarà difficilissimo riuscire a passarlo se riesce a tirare delle staccate del genere, rimanendo poi pulito in uscita. Rimango sempre attaccato e ogni curva potrebbe essere una buona occasione di sorpasso. Esco meglio da qui, ho l'occasione di passarlo come avevo fatto a ottobre, ma no, perché mi aggancio, perdo velocità. Peccato, ho deciso di superarlo adesso, sì, perché se no ci stacchiamo troppo dal gruppo davanti, non vorrei perdere troppe posizioni, soprattutto non vorrei poi dover spingere e non riuscire a riprendere quelli davanti, che magari c'è ancora qualcosa da recuperare. Devo fare bene queste due curve per andare poi nel rettilineo, prendere tutta la scia e passare all'ultima curva. Riesco a farlo? Sì, riesco a farlo, esco abbastanza bene da questa curva, avrò una bella scia, adesso la prendo tutta nel lunghissimo rettilineo che è un aeroporto, qui ci atterrano gli aerei davvero. Mi sposto all'interno, tiro la staccatona e vado con la mia bellissima staccatona, ma anche lui la tira, ma è fortissimo. Ma quanto è duro a difendere, è difficilissimo tirare delle staccate con lui che si affianca e riesce sempre a uscire bene e avere la meglio all'esterno. Ancora di nuovo verso curva 5 in un altro giro in cui tento di passarlo.
E adesso qui è difficile, sinceramente non so come fare, lui è molto bravo a difendere. Adesso cerco di uscire bene di nuovo come faccio ogni volta, tentando di passarlo come avevo fatto a ottobre. E ci provo di nuovo, ops, non c'era lo spazio. Colpa mia, dovevo alzare il piede e l'ho fatto, sì, non c'era davvero lo spazio, ci ho provato, ma vabbè, amen. Devo riuscire a recuperare questi pochi metri per andare nel rettilineo con una bella scia. E adesso lo faccio, sì, in questa curva, bene. Devo fare anche molto bene la curva dopo. Se la faccio avrò l'occasione forse all'ultima curva, se non riuscirà a difendersi di nuovo come ha fatto prima, che è stato veramente bravo. E adesso mi sono affiancato, ma qui avrò l'esterno e vado fuori se non alzo il piede. Devo alzare il piede, sì, mi tocca, devo alzare il piede. Però ho anche la scia, quindi adesso la prendo, difficilmente riuscirò a passare. Sì, non ce la posso fare, tiro la staccata normale, va bene. No, è di nuovo lui, ogni volta che lo incontro oggi c'è di mezzo un contatto, è incredibile. Mi ha passato il tornantino, non è stato molto pulito. Adesso ho anche un altro pilota qui sulla destra che devo lasciare andare perché poi avrà l'interno. Non mi conviene tenergli l'esterno perché perderei troppo tempo. Però posso provare a fare bene questa, posso provare ad uscire bene e a riprenderlo in curva 5. Infatti lo faccio, sono uscito molto bene. Prendo tutta la scia, adesso devo spostarmi all'interno. All'ultimo, dopo aver preso tanta scia, qui la staccata che devo tirare è fortissima. E la tiro, va bene, bel sorpasso questo, molto bello. E adesso testa bassa e andiamo a riprendere gli altri. Ok, li abbiamo ripresi. Adesso c'è da trovare il modo di passare, che magari recupero ancora due o tre posizioni. Studio qualche giro e poi cerco di fare il sorpasso. Ogni curva qui potrebbe essere un'occasione di sorpasso, ma non penso che andrò subito ad attaccarlo, perché poi ogni volta che sbaglio perdo 20 posizioni, quindi magari aspetterò alla fine. Adesso però devo avvicinarmi molto bene, prepararmi bene questo sorpasso, magari studiando anche qualche suo punto debole. Devo prendere la scia, non devo prendere questi metri di distacco perché sennò poi non ce la farò più a passare. E già che ci siamo, oh, vedo che i piloti davanti si sono buttati fuori, perfetto, tento di buttarmi all'interno. Va bene, non posso rischiarmela, no, non ho la velocità sufficiente per passare, quindi faccio cenno, va, perfetto. E adesso ci facciamo trenino e andiamo avanti a prendere gli altri. E ovviamente poi io penserò al mio sorpasso in seguito. Ci siamo, è l'ultimo giro e a differenza della scorsa gara il kart davanti non è inchiodato, quindi non sarà così semplice. Però io cercherò in tutti i modi di trovare uno spazio. Andiamo a percorrere insieme curva 5, dove non provo il sorpasso perché voglio farlo alla fine. E adesso esco anche un pelo meglio e continuo a spingere come prima, con calma, un solo colpo. Quel colpo deve andare a segno, però non posso rischiare di sbagliare, perdere altre posizioni e anche dare un'altra possibilità al pilota di ripassarmi dopo. Devo rimanere incollato qui, incollato in questa curva e incollato anche in quella dopo, che è sempre la più difficile, faccio un sacco di fatica. Mi allargo tantissimo all'esterno per prendere tutta l'uscita, prendere tutta la gommatura, avere il kart inchiodato e avere tutta la ripresa possibile. Adesso prendo la scia. Prendo tanta scia, ma il kart davanti non è inchiodato, non è inchiodato come quello di prima. Mi sposto all'esterno, all'interno, scusate, riesco a passare. Sì, tiro una staccatona e andiamo, anche questo lo porto a casa. All'ultimo giro, come prima, per concludere al meglio le tre hit di stamattina. E si vanno a chiudere qui le tre hit di stamattina. Non vi so dire la posizione attuale in classifica, anche perché non servirebbe a molto dal momento che le prefinali daranno punti doppi. Facendo una media però sarò intorno alla 45esima posizione generale, che se dovesse rimanere tale mi permetterebbe di partire a metà classifica della finale B.
Difficile però fare delle stime, perché il livello è estremamente alto e non conoscendo i piloti contro cui andrò a correre nelle prefinali, intuire la difficoltà della gara non sarà così facile. Sono sicuro però di una cosa, questo evento da pilota è veramente entusiasmante e nonostante le gare non stiano andando nel migliore dei modi, non voglio commettere l'errore di viverla male. Detto questo, non ci resta che correre le prefinali andando a cercare il miglior risultato possibile.